¡Oh, mi Dios! ¡No! ¿Quién te ¡Oh, oh mi Dios! Dio. ¡Sí! ¡Es lui! ¡No! ¡Es <laughs> Ragazzi, come va? Io sono Fereniki. Io sono Steph e questo è Gigiochiamo a Roblox E siamo tornati su Pokémon GO. Il primo episodio vi è piaciuto tantissimo. Ha avuto un successione incredibile! Esatto! E quindi abbiamo deciso di tornarci per fare una nuova sfida! Esattamente, <ride> sarà diversa come sfida, forse sarà addirittura più divertente di quella precedente. Ma prima di partire con la sfida, devo dirti una cosa: Dimmi, guarda dimmi. che è tornato, l'ho già notato, l'ho già <ride> notato, <ride> e non ho detto nulla perché stavo facendo l'intro, insomma. E non mi piace Non mi piace che sia tornato Ero felicissima che in questi episodi Roblox Non si era più fatto a vedere Ascolta Pensavo fosse scappato via Come quando apri la finestra e ti scappa il papà Galo No, di... lui non <ride> scappa Lui è, guarda, anche adesso siamo in un grattacielo Lui mi cavola Comunque via Però penso che, che tutti questi sul grattacielo Siano consolini esatto. Che stanno cercando di, <ride> di giocare assieme a noi Ed è bellissimo Sono entrati in parecchi Quindi come sempre conquistiamo i server Non interrompere la mia presentazione okay, No, allora... cercavo di cambiare discorso Perché non mi interessa <ride> È tornato, ma è tornato più fortissimo di prima perché finalmente ho deciso il suo nome. Adesso te lo dico. Devo ringraziare tutti i consolini che hanno scritto tipo 3000 commenti per consigliarmi il nome. Ho potuto scegliere un nome davvero fantastico, molto migliore di signor Maialino. No. Ed è? No. No. Ed è no. No. Capitan Jeff. Perché? Allora. Capitan, perché spieghiamo anche perché hai scelto questo rispetto Capitan a Capitan perché piaceva a tutti il fatto di mettere Capitan, essendo appunto un pirata, un papagallo pirata. E, e certo, piace sacco certo. anche a me e suona benissimo. Jeff, tra quelli che me l'ho consigliato, quello che mi piace di più perché suona sia bene, sia somiglia a me. Così siamo Steph e Jeff, la squadra imbattibile. Capito? <ride> Sembra di quei personaggi dei film comici quando, Brava, brava <ride> Capito? Quando combinano disastri ne fanno di tutti esatto. quelli Esatto Comunque l'importante è che tu abbia scelto Jeff con la J, non con la Comunque... G Comunque Perché se sbaglia nel nome del, di Capitan con Jeff si arrabbia con, con la J scelto Con la J, Non sbagliate che si arrabbia vi becca col becco, è pericoloso Vi becca col becco <ride> Guarda, sto già combinando disastri questo pappagallino. Okay, guarda, no. è ora che se ne voli via. Comunque, tu. signor Maialino è un bellissimo nome. Okay. E seconda cosa andiamo a spiegare la sfida. Esatto, che altrimenti facciamo un video solo su <ride> Capitan Jeff. iniziamo a Maialino. litigare sui nomi e eh, eh, potrebbe essere una cosa che non va bene. Esattamente. Allora, la sfida di oggi non è a tempo. Dato che l'altra <ride> volta abbiamo fatto a tempo a chi ne catturava di più. Esatto, questa volta si basa sulla qualità dei Pokémon. Praticamente okay. dobbiamo catturare 5 Pokémon a testa. Possiamo ricatturare anche quelli che abbiamo già preso. Ma c'è una cosa particolare: ovvero che ci sono alcuni Pokémon che valgono due punti e due che ne valgono cinque. Allora, quelli che valgono due allora, punti. Allora, allora, aspetta, che stai facendo confusione: quindi, tutti i Pokémon sì. normali, quanto valgono uno? uno. Esatto. E decidi tu questi sì. valori. Esatto, ok, sì, non sono, sono valori dettagliati. No, gioco, sono inventati ragazzi, da me. Sono inventati giusto per dare un valore ai cinque esatto. Pokémon che catturiamo. Quelli, quindi, che tutti uno. quelli che valgono due punti sono Snorlax, Dragonite, Charizard, e Blastoise. E l'Apras. Non me li indicando. ricorderò mai. Però Beh, va sono bene sono solo cinque. E poi quelli che valgono 5 punti. Ovviamente i due leggendari. Mew e Mewtwo. Quello, ovviamente. Quello l'avevo intuito. Comunque, ok, ok. Ho capito tutto. Quindi solo cinque Pokémon da catturare. Esatto. Quindi diciamo che non devo catturare per forza tutto quello che vedo. Ma li posso catturare. Brava, selezionare. devi selezionare okay, okay. quelli giusti. Siamo su questa torre non a caso. Perché ci hanno scritto che qua si dovrebbe trovare. Tipo Charizard. Se ricordo bene. Quella ragazza mi sembrava un Pokémon. Stavo Anche già a me. Corretto. <ride> mi ero già okay. illuminato di questo. Guardo. Oddio, <ride> che cosa è bellissima. È bellissimo. Bellissimo. Allora, io dico che siamo du sono due ore sopra questo palazzo, quindi penso sia il caso di scendere, non cercare altro. È quello che ho Magari fatto anche io. Ogni tanto cerco di dare un'occhiata. Però non posso stare so solo sopra il palazzo. Allora, oh. perché stai trovando un sacco di cose? E io niente, perché? Guarda. Oddio. no, me l'hanno rubato. Così impari, non così ci impari, posso sì. credere. Sì, questa è la giustizia nel mondo che agisce. Electrobus agisce... era bellissimo, uffa. Sì, era davvero bello, eh. Io davvero... non ho mai visto Lapras, quindi non ho idea di in che parte dell'oceano compare. E neanche tu, vero? A me lo chiedi, non lo so. Guarda, io ho giocato a Pokémon Go durante il primo video e poi basta, perché ovviamente ho detto inutile catturare Pokémon esatto. fuori dai video. Preferisco finire le cose mentre registriamo. Quindi non ne ho idea, non ne ho idea. Non sta comparendo nulla di raro, quindi facciamo un esperimento di quelli un po' pazzerelli Ok, okay. Sprechiamo un po' di Robux e attiviamo un Pokestop Sei pronta? Sì, sì Non so come funzionerà sta cosa, non l'abbiamo mai provata Speriamo funzioni bene Spero funzioni Allora, facciamo così Facciamo così Uh, guarda Uh, che carino Oh Guarda No Eh, cara no! no, volevo dire una cosa Sì che siccome siamo assieme qui, quindi ovviamente finirà che litigheremo per i Pokémon, facciamo a chi lo cattura prima, Esatto, okay? tutto è lecito Quindi tutti qua, tutto è lecito, chi lo cattura prima se lo prende, ok? Ok Quindi, attentissimi, vince il più veloce in questo caso che Sia belline queste stelline eh? Il Pokémon più figo, ok E ci dice quanto dura? Non lo so <ride> Sto provando a vedere se c'è un modo No Invece, bene no, no. Allora, invece quindi no Concentratissimi Quando compare Spim Esatto Che vinca super... il migliore mia cara Che vinca sì, il migliore Sì perché ovviamente Stando fermi qua poi io in questa zona Quindi non ci possiamo spostare Il più veloce Pulbasaur No Pulbasaur Non l'ho preso No Non l'ho preso non, non ce l'avevo ancora ma, nel me Pokédex Me l'ha rubato lui Me l'ha rubato lui <ride> L'importante è che non rubano roba sì. rarissima Che li ammazzo tutti, guarda Vabbè tanto quelli comunque ai fini della sfida valgono uno È un peccato perché non ce l'avevo Poverina Oh mio Dio No, chi è trovato? Oh mio Dio Sì, è lui No, è lui. no Sono oh. disgraziato Non urlare così, che mi spacchi i timpani Non mi interessa Dove sei? Dove sei? Blatto dove sei? Blatto sei, blatto sei? Blatto sei una persona so terribile Era in un punto diverso della spiaggia questa volta Perché l'altra volta Quindi a fondi diversi? Sì Allora, Voglio capire dove sei perché voglio capire dove spona Oh mio Dio Itmonli <ride> Oh Così, due di fila ragazzi Me ne vado Due di fila Comunque, allora, ci tengo a precisare Abbiamo passato una cosa come, tipo Chi è? Non ci credo, è anche Hitmonchan Vabbè, vabbè. <ride> vabbè Vabbè, vabbè Tre di fila 3 di fila, allora dicevo: Che eh, se vi sta una parte velocizzata dove avete visto tutti i Pokémon che ho catturato, ho fatto tantissimo Pokédex. Per la sfida, praticamente finta in pareggio: 5 punti a testa perché non abbiamo trovato nulla di raro. Blastoise è stato il primo. Da due punti trovato, non so perché. Abbiamo una sfiga terribile. Non è comparso un Snorlax, non è comparso un Chalizard, non è comparso un Lapras. Una Guarda, ti cosa dico le cose che ho trovato io. Io alla fine ho trovato Squirtle, Bulbasaur, uh -huh. ho trovato Pikachu, ricordo, Pikachu, giusto. Poi chi ho trovato, fammi vedere che non, non mi ricordo sinceramente Anche <ride> se li ricorda più Dugtrio, Dugtrio, questi sono i cinque che ho trovato per la sfida Alla fine sono tutti da un punto, quindi pareggio, mettiamola così Anche se poi tu hai trovato il <ride> Blastoise quindi diciamo che può essere considerato come Pokémon per lo spareggio Mi stai dando dai. la vittoria Eh beh scusa è giusto così Hai trovato quel Pokémon raro Diciamo che viene contato il stai primo Pokémon Stai dando Pokemon la vittoria raro. a <ride> Capitano no, Allora mm -hmm. Una sfida è una sfida okay, ok che per vincere si possono usare tutti i modi di questo mondo Perché lo sai per vincere tutto è lecito Certo Però se tu hai preso il Pokémon raro È giusto dare la vittoria a te Sono Cioè, cioè oh, per quanto sia amareggiata <ride> E tristissima E sto per mettermi a piangere <ride> No non piangere. La Piangi, vittoria a te, tu signor Mario dovete piangere e soffrire per sempre Non ci provare Non la... ci provare che faccio scappare il tuo stesso Jeff No, lui non scapperà mai Lo stavo mai. per chiamare Steph <ride> per <quel> <ride> Comunque sì, consideriamo il Blastoise lo spareggio per forza Perché altrimenti saremmo a 5 punti pari Non abbiamo trovato okay. molto purtroppo Ed è andata così Oh, si può avere fortuna con gli spawns? è svenuto? Sì, mi sono seduto per terra Oppure si può avere fortuna come è successo già a noi <ride> Comunque ragazzi, una cosa che ci teniamo a precisare Allora, in chat quando scrivete, se non scrivete bene in italiano, questa chat vi censura quello che scrivete, quindi noi praticamente leggiamo ciao, ciao e poi hashtag lunghissimi. Esatto, esatto. Quindi, oltre a non riuscire a rispondere mentre registriamo, se scrivete hashtag non sappiamo quello che scrivete e non riusciamo a rispondervi. Oltretutto, quando siete sicuri che stiamo registrando, cercate di seguirci poco, soprattutto in un video dove si catturano Pokémon perché ovviamente poi ce li prendete. Ed è un problema. <ride> Se dobbiamo fare una gara a chi prende più Pokémon, e eh, ci siete esatto, voi esatto. a rubarceli, diciamo che non è proprio il massimo. Dai, almeno sono contenta per il Pokédex. Ok? Uh, uh, uh. Sì. Non ci credo. Sei una vergogna. È una brutta vergogna. Finalmente. Cioè, ma poi tutto adesso. Decidiamo di finire il video dopo che siamo ore qua. E trovi tutto adesso. Esatto. Cioè, non eh. è possibile. In tre non minuti non ho trovato più roba che in 40. <ride> Dicevo, volevo far vedere al volo il Pokédex perché, sinceramente, credo di averti addirittura superato da quanti ne ho trovato oggi. Oggi è andata davvero benissimo. Eh, a me invece non è andata allora, molto bene. Allora ne ho 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26 Pokémon del Pokédex. Eh? Io cioè, non li ho contati bene. Ma ho che croce mi sembra una quindicina, giusto per No! Me. <ride> È tristissima questa cosa. Oggi ti è andata male. Sì, oggi mi è andata. Vabbè, dai, non può andare sempre bene. Soprattutto fine... con signor maialino. Alla... Non ci provare. Alla fine ci abbiamo provato io e signor maialino. L'importante è averci provato. Vedi, quando si perde, sono le classiche frasi che si dicono. Sì, è esatto, L'importante è divertirsi. Sì, hai capito, con la lacrimuccia. L'importante è divertirsi. Ok, ci fermiamo così. Magari fateci sapere nei commenti se avete qualche penitenza carina da proporci. Nulla di. Ehm, come eh. si dice? <ride> Nulla di eccessivo. Non ci piace mangiare cose schifose. Non ci piace metterci troppo in ridicolo. Però, se vi viene in mente qualche penitenza carina, simpatica e non esagerata, proponeteci esatto, pure nei commenti. Esatto. E la faremo magari nel prossimo video di Roblox. O comunque magari quando anche capita direi che qualcosa sempre all'interno di Roblox. Che sì. preferirei fare qualche penitenza all'interno dei giochi stessi, piuttosto che fare diciamo, cose esagerate. Ad esempio, come quello di scambiarsi l'animale Esatto, tutte esatto. queste cose genere così le possiamo far vedere anche all'interno di Roblox esattamente nel mentre c'è un'invasione di consolini quindi è il posto perfetto dove fare un altro spero che vi piaccia così se vi piace lasciateci un bel like se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi ciao alla prossima ciao, ciao!